ho visto questo mio impeto nel chiamarla a venire subito qui, ma dietro c'è stato tutto un disegno, nel senso di trovare Pietro, Tatiana e il suo arrivo da questa situazione, il fatto che si è mossa tutta la comunità, arriveranno altre famiglie. E speriamo che si possa aiutare quanta più gente possibile. Questa bambina è Katrina, immortalata in questi scatti realizzati tra il 95 e il 96 in un'estate italiana, assieme alla sua seconda famiglia, quella di Domenica e Michele, di Sant'Arcangelo. Katrina all'epoca non aveva neanche 10 anni, era nata pochi mesi dopo il terribile incidente della centrale nucleare di Chernobyl dell'aprile del 1986 e arrivò in Italia grazie ai cosiddetti soggiorni di risanamento, una rete di solidarietà che coinvolse negli anni 90 tante famiglie disposte a ospitare temporaneamente i minori provenienti dalle zone contaminate. Il rapporto con quella che Katrina considera la sua mamma italiana non è mai finito e negli anni è stato alimentato. Oggi Katrina è una donna, madre di 2 bambine di 10 e di quasi 2 anni e figlia di un paese, l'Ucraina, devastato dalla guerra. Ed oggi è tornata a Sant'Arcangelo grazie ad una rete di concreta solidarietà che ha reso possibile il desiderio di Domenica di poter continuare a proteggere Katrina e la sua famiglia. Ho sentito il TG proprio quando c'era questo conflitto e c'era la mediazione tra i capi di Stato, tra l'Europa, già mi ero messa in contatto con lei e lei mi diceva che lì la situazione era molto seria, era preoccupata, però lei non pensava che Putin potesse attaccare. Infatti la sera prima mi ha risposto e mi ha detto dei messaggi e mi ha detto che erano abbastanza tranquilli loro, perché pensavano a un accordo diplomatico. Добрий день. Цього ранку я працювала вдома з 5-ї години. Та насправді не відразу зрозуміла, що саме трапилося. Я чула декілька вибухів. Quella mattina ho lavorato a casa dalle 5, non ho capito Один subito quello che stava succedendo. раз Ho sentito diverse esplosioni, una volta ho sentito anche un razzo. Era il 24 febbraio e noi con i bambini dovevamo nasconderci. Non abbiamo capito subito che era pericoloso. Il giorno dopo abbiamo deciso di lasciare Kiev, siamo andati ad Odessa dove c'era mia figlia più piccola e abbiamo impiegato fino ad Odessa 12 ore. E di solito ce ne vogliono 6. C'erano tante macchine, però per fortuna siamo arrivati senza problemi. Dopo siamo andati in Ucraina occidentale, in un villaggio che è patria di mio nonno, però anche lì c'erano sirene e noi così abbiamo poi deciso di andare in Italia. Andate via, vedete di attraversare la frontiera, venite qua. Gliel'ho detto subito così, di getto, non ci ho pensato minimamente a quello che potesse accadere. Infatti con lui, con mio marito, dopo dicevo, ma dove la mandi sta ragazza? Perché magari loro si avviano e poi dice, magari noi non li possiamo aiutare. Eravamo preoccupati per questo, dice, magari li illudiamo e non possiamo aiutarli. Ad un certo punto arriva una specie di angelo custode, no? Sì. Che tra le altre cose ha aiutato questo viaggio, però so che sta aiutando anche altri eventuali viaggi, cerca di mettere in contatto la comunità lucana, in particolare quella di Sant'Arcangelo, con i profughi ucraini. Pietro Benedetto, sì, in che modo l'avete contattato? Che io non conoscevo, cioè lo conoscevo così, però avevo sentito che c'era questa raccolta di beneficenza che stavano facendo e mi sono rivolta a lui, mi hanno fatto dei nomi sia il parroco che un altro amico mio, dice guarda chiamalo, io veramente ero un po' titubante, dico ma questa persona che cosa potrà fare? Ma veramente è una grande persona, cioè io ho scoperto un mondo dietro di lui che non smuove veramente le montagne, ma dietro di lui c'è veramente una forza da parte sua e vedo che dietro di lui c'è una squadra che lo aiuta, ma proprio sono poche persone, ma che ha una squadra molto forte, ci credono in quello che fanno. Ciao, ciao. Ciao.
bene. Katia, vedi chi c'è? Barbara. Praticamente io sto venendo con un'altra macchina dietro, che siamo andati a Bad Lui verso la Moldavia, verso il confine e verso il sud, dove stanotte abbiamo scaricato della merce per una richiesta molto urgente e veloce, che ci sono arrivate una quarantina di bambini, e abbiamo scaricato la merce, abbiamo dormito là e stamattina ci siamo avviati per dire che siamo arrivati proprio in questo momento quando lei ha chiamato. Qui abbiamo la parrocchia di Siret, che stiamo collaborando per dare, diciamo, aiuto a questa gente, perché diciamo Siret è quella più grande, è la dogana più grande della zona qui, quindi qui arriva di tutto, arrivano bambini, e questa qua è la dogana dove praticamente ci siamo incontrati con Caterina. Io l'ho telefonato, lui mi ha contattato immediatamente perché in quel momento non poteva parlare, mi ha contattato immediatamente e io gli ho detto che avevo questa famiglia che scappava e l'avevo invitata a casa mia, però non sapevo cosa fare e stava arrivando al confine con la Romania, a Siret. E niente, lui ha detto vediamo cosa fare, quindi si sono messi in contatto, gli ho dato il numero di telefono ma lei non rispondeva. Non so se non c'era linea, insomma. E dopo è uscita fuori questa Tatiana Pepe, ci ha aiutato veramente tanto, a noi, a me, a Pietro e a lei, perché ci ha parlato sempre, l'ha rasserenata, l'ha tranquillizzata, anche i parenti, perché volevano sapere, insomma, dove andava a finire. Cioè, al confine non c'ero io ad aspettarla, ma c'era un uomo, un Pietro che loro non conoscevano, e io ho insistito una mattina, io e Tatiana, per telefono a parlare con una zia che masticava un po' di italiano, che doveva partire in quel momento perché sarebbe stato pericoloso aspettare, sarebbe rimasta in Ucraina. Abbiamo dato la disponibilità attraverso anche una bella rete fitta di privati, di immobili privati, quindi ho dato disponibilità al prefetto di questi immobili. Tra l'altro, quanti sono? Sono 7 immobili per ora, ma ce ne sono altri che insomma si stanno rimpinguando. Al momento il prefetto tiene 7 immobili privati da 3-4 posti, tra questi, insomma, a questi si aggiunge anche gli immobili nostri comunali, dove c'è la sede della Fondazione Città della Pace, che ha un percorso differente. Noi dovremmo avviare un nuovo centro di accoglienza, ci candidiamo a realizzare un nuovo centro di accoglienza dedicato agli ucraini, e come tale possiamo ospitare, avremo 10 posti disponibili. A questi si aggiungono altre strutture di accoglienza anche accreditate, autorizzate, che presente lavorano su questo territorio, privati, dove chi 10, chi 20 posti, insomma, riusciamo a dare una bella rete di accoglienza. Io penso che quando si dona amore si riceve tanto altro. І я хочу сказати, що вона моя друга мама. Дякую за все.